È stata un'ondata di tristezza quella che nella mattinata di ieri si è diffusa nell'area del Bassanese alla notizia che un giovane di 26 anni giovedì sera aveva perso tragicamente la vita in un incidente sulla 27 vicino al casello di Villorba nel Trevigiano. Tristezza che si è tradotta in lutto per i familiari, gli amici e anche i clienti abituati a vederlo all'opera dietro un bancone. Gianpaolo Lunardon, di professione barista in un locale di Marostica, della classe 97, residente a Santa Croce di Bassano, è la vittima dello schianto mortali in autostrada, mentre un amico che viaggiava con lui ferito seriamente si trova in ospedale, ma per fortuna fuori pericolo. Giampi, il suo soprannome, un nomignolo che al solo sentirlo dire da ieri suscita in molti forte commozione. Cresciuto nel quartiere della sua città, Bassano del Grappa, cui viveva completato il ciclo di studi con il liceo Brocchi ad indirizzo scientifico. Poi la sua scelta fuori dagli schemi di imparare il mestiere del barman, che lo ha portato ad approdare negli ultimi anni in Piazza degli Scacchi a Marostica, presenza fissa tra i tavoli al bancone di Bottega Campana 1863, storico punto di ritrovo in Piazza Castello. Il drammatico incidente è avvenuto alle 21.30 di giovedì sera. Gianpaolo Lunardone, insieme a un altro giovane vicentino, aveva deciso di trascorrere una serata fuori provincia, facendo tappa nel Trevigiano da amici. Da Treviso Nord e Villorba, qualcosa ha fatto perdere il controllo della Renault Clio al conducente, proprio Lunardone, determinando una sbandata improvvisa verso destra. L'impatto frontale sulle barriere di metallo e il ribaltamento del veicolo, distrutto nella parte anteriore.